Cerco di non consumare tanta elettricità e tanta acqua, poi quando sono a mare raccolgo la spazzatura che sta a mare e quando vedo delle persone che buttano le cose a terra le faccio raccogliere. Bravissimo. Comincia con due premi per gli ambasciatori delle migliori pratiche nella tutela del mare e nella valorizzazione della risorsa blu, la terza edizione degli Stati Generali del Mare. Per Jacopo, che a 11 anni ha spontaneamente raccolto mozziconi d'estate sulle spiagge, e per il comitato Spiaggia Superabile, che nella penisola sorrentina ha ottenuto numerose spiagge accessibili ai portatori di handicap. Stamattina è stato presentato il fitto calendario di convegni, eventi e attività ludico-ricreative gratuite per cittadini, turisti e appassionati della città di Napoli. Il mese di ottobre sarà dedicato alla tutela e alla valorizzazione della risorsa mare, coinvolgendo tutti gli interlocutori possibili con il sostegno delle massime autorità. C'è una maggiore sensibilità dell'amministrazione e soprattutto dei cittadini nel maggior rispetto del mare, delle coste. Napoli è circondata dal mare, quindi non può fare altro che questo. E la Guardia Costiera naturalmente fa questo ed è vicina al cittadino per tutelare l'ambiente marino. Io dico sempre che il mare nostro è sano perché noi lo analizziamo dal punto di vista sanitario. Dico sempre che è sporco, non è inquinato perché se andiamo ad analizzare i parametri batteriologici che determinano la balneabilità, valori grandi di batteriologici non vengono quasi mai riscontrati. Per lo più il sistema di Napoli è legato sempre alle fognature miste che non fanno la separazione tra le acque piovane e le acque di scarico. Nella maggioranza del tempo, diciamo, il mare ha avuto un'ottima qualità, una qualità se non eccellente buona su tutto il lungomare, tranne le due zone che sappiamo da sempre sono due SIN che sono all'attenzione del governo, che parliamo di Bagnoli e parliamo di San Giovanni. Per il resto stiamo facendo appunto un lavoro di squadra oramai da 3 anni, abbiamo dedicato primo comune in Italia un mese intero all'approfondimento della tutela e della fruibilità e della valorizzazione del mare. Istituiremo appunto in questo mese, come primo risultato agli Stati Generali del Mare, il primo insediamento del tavolo blu, che è quell'organo costituito e fortemente voluto per praticare quella democrazia partecipativa che non può essere enunciata, ma deve essere immediatamente fatta. E sarà quel momento in cui con le autorità e gli enti che decidono lungo la costa si potrà programmare, valorizzare e creare finalmente quell'economia sostenibile per il mare.